Matteo Nicolai con noi a parlare di questa gara, allenatore navigatissimo, precedentemente addirittura 9 anni alla Pro Livorno Sorgenti, fanno di lui uno degli allenatori che conoscono meglio anche questa categoria. Dicevo al tuo collega Moriani che la gara è stata bella e vibrante nonostante il caldo, il grande caldo, fino all'ultimo. E addirittura all'ultimo entrambe le squadre hanno avuto nel recupero addirittura 2 occasioni, una testa, proprio per chiuderla questa partita, quindi direi che di più non potevate chiedere. No, è stata veramente una bella partita aperta con 2 squadre che hanno giocato molto bene, 2 squadre che volevano l'intera posta in palio, secondo me non perché alleno il Perignano, se avesse meritato leggermente più la Massese l'avrei detto tranquillamente, Perignano ha creato un po' di più, ha messo un pochino più in difficoltà la Massese con un palo, una traversa e 3 occasioni nitide, però è stata una partita bella, combattuta, con la Massese che ha creato le proprie palle gol, non l'ha concretizzate, alla fine si può dire che il pareggio è giusto, però l'importante per me è vedere la mia squadra che gioca e continuerà a giocare come oggi. A proposito di bellezza della partita, io direi che anche i gol sono stati bellissimi, diciamo quello della Massese più per l'azione costruita, quello della Fratre Sperignano per il tiro che ha diciamo, colto proprio l'incrocio dei pali e ha superato con un tiro direi imprendibile quel grande portiere che è Marco Barsottini, quindi si è visto anche dal punto di vista estetico qualcosa di bello che nell'eccellenza non sempre si vede. No, penso di no, perché queste sono 2 squadre con molta qualità all'interno dei 2 organici e l'abbiamo visto oggi, perché un taglio di Andreotti con un incrocio all'altro palo è stato veramente un gran gol, uguale a quello nostro di Nicolai a livello balistico di sinistro, è stato un gran gol. Sì, queste sono squadre di grande qualità che saranno protagoniste secondo me di questo girone. Sarà veramente una stagione difficile perché ci sono veramente squadre attrezzate. A proposito proprio degli altri, chi sarà, chi potrà essere secondo te protagonista, credo insieme a Perignano e Massese? Io mi sono sbilanciato, secondo me la Perignano, non ti offendere, ma ha uno degli organici più forti di tutti i gironi dell'eccellenza. Ovviamente questo ti carica di un po' di responsabilità, però credo che sia, insomma, oggettivamente sia vero. Non posso dire il contrario, perché è così, è sotto gli occhi di tutti. La mia squadra è una squadra di qualità, di forza, di mentalità, è una squadra costruita per provare a stare in cima, questo non è detto che succeda, però ci proveremo fino all'ultimo. È un girone veramente difficile. Pro Livorno ha fatto una grande squadra, anche se oggi credo che abbia perso, ha perso 4-1 a Cenere. 4-1 addirittura, incredibile. Sì. Cuoio Pelli, San Miniato, è un girone veramente difficile, noi ci faremo trovare pronti contro tutti. Benissimo, grazie mille, grazie. E in bocca al lupo, grazie a voi. Grazie.